tutti, benvenuti a Campagnano, città che da due anni ospita, questo secondo anno, la marcia per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi. Lo scorso anno, contattati da un amico Marco Patriarca, ci siamo messi a disposizione per diventare, diciamo, il luogo di dibattito intorno a un tema che effettivamente è un tema caldo. Perché questo luogo si presta bene, credo, spero, a questo tipo di tema? Perché è attraversato, Campagnano, il territorio a nord di Roma, dalla via Francigena, che per definizione è un percorso, è un cammino che ci accompagna verso Roma, ma soprattutto verso una dimensione più accogliente, più umana, più rispettosa delle mille differenze che vi transitano. Diciamo che lo scorso anno ha avuto un successo abbastanza importante, perché eravamo in parecchi a camminare in una giornata particolarmente calda e assolata. Speriamo che quest'anno ci sia ancora più gente e il successo sia più che replicato. Ringrazio per questo gli organizzatori, insomma, che hanno scelto di investire, di puntare sul territorio di Campagnano, che si freccia, insomma, dalle altre cose, anche in questa marcia. Molto spesso diciamo che si dà, tra virgolette, vetrina alla grande capitale, Roma, la grande città, ma in realtà intorno a Roma c'è un mondo che è fantastico. Entriamo un po', diciamo, in merito alla presentazione del libro. Io devo dare subito una delusione all'amico Vincenzo, perché non ho potuto leggere il libro, non ho potuto leggere perché in questi ultimi giorni ci abbiamo avuto da preparare due consigli e quindi, insomma, le attività sono state tantissime. Ho però dato un'occhiata, diciamo così. Anche non c'è tempo, adesso c'è tempo, anche perché l'argomento mi appassiona e ci appassiona, che è un argomento che può essere letto, diciamo, da vari punti di vista. Quello che a me interessa particolarmente è quello geopolitico, però lo faccio con la massima umiltà, perché non sono né un esperto né uno studioso, e soprattutto perché in questi ultimi giorni, insomma, è un fatto noto a tutti, ci sono delle notizie che riportano il tema della libertà e del rispetto e della politica internazionale al centro dell'agenda politica nazionale, vorrei dire, anche se l'Italia, insomma, non replica quasi mai un ruolo strategico nell'ambito di questi processi internazionali. In ogni caso, quello che sta succedendo in Siria, quello che sta succedendo al popolo curdo, insomma, dovrebbe, a mio avviso, credo, lasciarci tutti esterrefatti, e invece sembra quasi che non stia accadendo nulla, sembra come se il ritiro venir meno del supporto americano e la presenza in un territorio particolarmente critico e complicato, che a mio avviso, insomma, riapre tutta quanta una serie di ferite come se nulla fosse. Poi c'è una grande questione, quella di Hong Kong, e da quale abbiamo anche parlato con Vincenzo e con Marco nella riunione che è stata, diciamo, di preparazione a questa serata, e tantissime altre crisi, il Venezuela, Maduro, insomma, col pugno di ferro che non riesce a stabilizzare il paese. Credo che non è facile analizzare in modo oggettivo, in modo dettagliato e approfondito questo tipo di questioni, però magari questa sera, insomma, potremmo ricavare qualche spunto in più. Ringrazio tutti voi per aver partecipato, lascio la parola al sindaco per un saluto e per una introduzione. Grazie. Buongiorno a tutti. Benvenuti a questo appuntamento, alla presentazione di questo libro, Illusione delle libertà e certezza della servitudine, di Vincenzo Lita, che ci onora ogni anno della sua presenza in questo paese, e lo dico veramente con convinzione quello che sto dicendo, perché
è una persona che è venuta non imponendosi, ma chiedendo. E noi abbiamo aderito subito al suo progetto, alle sue idee, a questa marcia che faremo domani per, diciamo, i popoli oppressi, cioè gente che è dimenticata da Dio, non solo dalla gente ma anche da Dio, cioè stanno lì, non si sa se vivono, se muoiono, che fine fanno, se hanno delle torture, delle barbarie, quello che subiscono, non se ne sa niente, non se ne deve sapere nulla. E dargli visibilità a queste persone credo che sia il minimo che una civiltà possa fare. Questo libro chiaramente è a disposizione, chi lo vuole comprare alla fine può tranquillamente comprarlo, anche perché il Vincenzo l'ha sostenuto in proprio le spese della pubblicazione, quindi diciamo che se gli diamo un aiuto ben venga. Ma ripeto, io ho avuto modo di leggere questo libro, mi è piaciuto tantissimo. Io mi trovo, ve lo stavo dicendo anche prima fuori, mi trovo particolarmente d'accordo con la sua visione della politica. Cioè, stava dicendo prima, se questa è la seconda repubblica, io sto rimpiangendo la prima che ho combattuto, no? Effettivamente, se uno ci pensa bene, no? L'abbiamo combattuta tutti la prima repubblica, non la voleva nessuno. È arrivata la seconda repubblica e abbiamo sfondato, siamo peggio di prima. Quindi speriamo che qualcosa si riesca a fare. Ma su una frase mi ha particolarmente colpito. Cioè, la politica deve essere giudicata non per quello che promette, ma per quello che riesce a mantenere. E le promesse le fanno tutti. Se accendiamo la televisione promettono tutto, sconti, cose, di qua. Poi alla fine finisce tutti quanti, come dicono a Napoli, a stare a luce e vino. Il discorso è proprio quello. La serietà della gente si vede da quello che fa, non da quello che dice. Noi, mi riferisco al nostro paese, noi stiamo cercando qui di fare. Chiaramente è difficile perché si parla di fondi europei, sono stato a una conferenza con i sindaci qui a Formello, c'era l'ex presidente Tajani del Parlamento Europeo, abbiamo fatto questa conferenza e io ho detto chiaramente, signori cari, parlate di fondi europei, ma qui i fondi europei, ma chi li prende? Cioè ai comuni come gli arrivano i fondi europei? Chi glieli dà? Cioè, sai, dovete fare le domande, ma se sbagliate la virgola ve le rifiutano. E beh, per capolavoro. Cioè dovrebbe essere qualcuno e quella virgola la mette a posto. Altrimenti basta una piccola stupidaggine e tu rifiuti una pratica? Cioè, i comuni come se mantengono? Noi versiamo lì nello Stato, ce ne ritorna un po', gliene diamo tanto e ce ne ritorna poco. Che dobbiamo fare? Andiamo a rubare? È difficile. È veramente difficile, credetemi, parlo anche dei miei predecessori perché si sono indebitati fino all'osso del collo proprio per riuscire a sopravvivere, ma è una situazione insostenibile. Quindi noi cerchiamo di fare quello che si può fare, non promettiamo niente, però ci diamo da fare e credo che sia visibile a tutti, a Campagnano, quello che stiamo facendo, riqualificando le strade, le luci, le illuminazioni, cerchiamo di quello che può servire al cittadino, perché al cittadino cosa gli serve? Che il paese sia sicuro, quindi che ci sia un'illuminazione che possano girare tranquillamente, che le strade siano efficienti, quindi uno non si vada a far male. E la terza cosa è che ci sia l'igiene urbana, che sia pulito. Credo che sia un po' meglio di Roma, Campagnano, forse. No, è facile. È facile. Però non è tanto tanto male. No, molto pulito. Io vi do onore. Abbiamo cercato di dare un po' di ordine. Comunque, io vi ringrazio della vostra presenza. Scusatemi lo sfogo un pochettino noioso, però certe volte è necessario anche per noi tirare fuori un po' di qualcosa che ci abbiamo detto. Grazie. Anche le scuole. Abbiamo rifatto tutto quello che potevamo fare. Sì, abbiamo fatto tutti i marciapiedi nuovi, adesso rimetteremo l'alberatura, abbiamo fatto dei parcheggi nuovi, riqualificheremo anche l'Ortonelli qui davanti alle poste. Stiamo
cercando di fare un po' di cose, ripeto, con calma, piano piano, per il paese. Quello che si può fare senza promettere nulla, quello che si può fare si fa. La parola a Marco Pagliari. Grazie, intanto grazie Sindaco, perché sono contento che questa iniziativa che è nata quasi per, sì, per così, per, è completamente estemporanea dall'idea di portare, società libera a Campagnano. Dico la marcia di società libera si fanno da 10 anni, 12 anni a Roma, con complicazioni, autorizzazioni, quindi questa idea di farlo sulla Francigena ha tutto un significato completamente diverso, ha un significato simbolico, attira, e stiamo cercando di coinvolgere anche altri comuni che abbiamo coinvolto, che abbiamo mandato, per il momento non si muovono, comunque prima o poi la cosa viene. Comincerò per dire qualche cosa. Intanto una cosa che volevo dire alla fine, veramente non ce la dico subito, è questa cosa del titolo, Illusione della libertà, certezza della solitudine. Vincenzo, questo è un titolo che sembrerebbe così un po' pessimista, eccetera. Io invece, prima di cominciare a parlare un po' di questo libro, vorrei assicurarvi che Vincenzo, malgrado che lui professi questa lontananza dalla politica, in lui tutto è politico, e Vincenzo è un combattente che combatte ancora su queste cose, malgrado questo titolo, perché devo dire che il titolo mi era subito colpito ed è un po' in contrasto con l'immagine che mi sono fatto di Vincenzo. L'altra cosa, quindi dirò due cose su Vincenzo narratore. Allora, la narrazione di Vincenzo qui, intanto parliamo del ruolo, un uomo che ha vissuto tutta la storia italiana dal miracolo economico, di un periodo del grande sviluppo di Mani Pulito e del predominio dei due grandi partiti, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, durante il periodo in cui c'era però una presenza dei partiti cuscinetto, diciamo, i repubblicani e liberali, che dopo Mani Pulito sono stati praticamente, malgrado il fatto che siano stati gli unici partiti che non sono stati obbligati a rinunciare al loro logo, no? Perché tutti gli altri sono stati, e sono gli unici che oggi non hanno un partito, non sono da nessuna parte, e sarebbe molto utile che l'avessero, perché vedete quello che succede in Germania, la Merkel è tenuta in piedi dai liberali, in Inghilterra gli unici anti-Brexit sono stati i liberali, e in Spagna, insomma, voglio dire, c'è questo problema che in un terzo piede nella grande dinamica delle notizie di massa è molto molto importante. Quindi nella narrazione, due cose sulla narrazione. Conosco Vincenzo, conosco il suo modo di esporre, conosco le sue diatribe, le sue critiche, il suo carattere piuttosto arrabbiato qualche volta, e invece sono stato sorpreso nel leggere questo libro della sua capacità argomentativa, soprattutto quando fa delle critiche, come il caso delle regioni, il caso delle municipalizzare tutte le cose, la RAI, eccetera, è molto dettagliato, va dentro i dettagli, uno conosce molto bene di che cosa sta parlando, cosa a cui non siamo abituati, perché siamo abituati a spalate, a tweet, a slogan, a cose che nessuno capisce bene di che cosa si sta parlando. Qui, in questo libro, dove lui discute delle questioni, si capisce esattamente di che cosa si sta parlando, cosa che molto spesso uno non sa, io non ho seguito tutte queste cose che lui ha seguito come consigliere, come al Comune di Milano, nella Croce Repubblicana, nelle varie attività, quindi c'è un primo, poi c'è un secondo Vincenzo, che è un Vincenzo politico. Vincenzo politico, poi ci sarà un Vincenzo storico, e poi parlerò anche di un Vincenzo filosofo, brevemente. Politico è che la sua professione è una professione antipolitica, lo dice sempre, non solo, anche nel risvolto qui, dove parla di società libera, la società libera non svolge attività politica,
una delle prime riunioni che abbiamo avuto a Società Libera, a un certo punto io parlavo di politica, dico facciamo questa cosa, no. Invece c'è questo contrasto dell'uomo tra questa sua vocazione di rimanere esterno alla via grande di arriva politica, essendo un combattente, perché uno che combatte su queste cose qui, e dalla lettura di questa qui si capisce che uno che è entrato così profondamente delle cose, evidentemente ha un interesse, se non proprio una passione. Questo è quello che guarda. Quindi è anche molto utile, perché tutte le nuove generazioni vedono, credono che tutto quello che è successo negli ultimi 5-6 anni era così anche prima, non era prima. È successo tutto, è cambiato tutto. E tutto quello che leggendo quello che è successo negli ultimi 40 anni sembrano a un giovane cose che sono avvenute sul pianeta Marte. Invece no, siamo sempre noi, siamo sempre gli stessi, e sono gli stessi problemi, e questo lui lo evidenzia in maniera molto molto chiara. Quindi abbiamo detto politico, storico, perché la storia di questo periodo stiamo cercando di capire da dove veniamo, e gli eventi di questi ultimi 2 anni sono talmente enormi, hanno cambiato tutta la geopolitica del mondo. Ci sono nuove alleanze, ci sono nuovi elettorati, nuove idee sbagliate, giuste, sbagliate, e c'è soprattutto un nuovo linguaggio in cui si sono appropriati i media, qui non si capisce più di che cosa ci stiamo parlando. E quindi vado per accorciare a Vincenzo, filosofo. Vincenzo è liberale e osserva in certe pagine qui, che sono annotate, però non vi voglio annoiare con la lettura, perché la questione che nel linguaggio comune ormai il liberalismo è attaccato ed è identificato come liberismo, si chiama il liberismo. Allora, il problema è che questa parola liberismo è una parola solo italiana, in inglese non c'è liberismo, non c'è neanche in francese, siamo solo noi che chiamiamo il liberismo. E perché questo? Questa storia, questa polemica tra liberalismo, liberalismo e liberalismo è famosa in Italia, perché è una polemica tra Benedetto Croce e Luigi Einaudi nel 23, in cui Croce sosteneva che un paese continuava a potersi considerare liberale anche se c'era una costruzione dell'economia, se c'era un dirigismo di Stato, cosa che Luigi Einaudi escludeva in maniera radicale, cosa che poi è stata ripresa dai liberali, non solo di Friedman, ma da Hayek, da tutti, da Martinucci, da Dahrendorf, da Popper, eccetera. Tutti i padri liberali, che sono i padri coscritti di Vincenzo, anche miei, e soprattutto di Società Libera. Qual è il punto? Il punto è che chi controlla, adesso per usare una famosa frase di Hayek, chi controlla i mezzi controlla anche i fini. Quindi, niente il liberismo così come viene trattato, sembra il liberismo selvaggio, cioè una prassi senza regole, dove tutti possono fare quello che vogliono, capitali che vanno. Questo è un falso, perché i capitali invece non funziona così. Il liberalismo è fatto di regole, pieno di regole, soprattutto nell'economia, mentre la giocante ci sono 5 reati, è pieno di regole. Quindi la trasgressione del liberalismo non è che il liberismo cioè un liberismo selvaggio. Quindi questa dicotomia, questa è polemica ed è profondamente sbagliata. L'altra è quella del popolo, e questa è la legge, perché è una citazione che Vincenzo ha preso da Matteucci, il quale scrive: il populismo è fatto, sentite la chiarezza di questo autore, il populismo è fatto di idee semplici, di passioni elementari, in radicale protesta contro la tradizione, contro quella cultura e quella classe politica che ne è l'espressione ufficiale.
con il populismo si coagula una nuova sintesi politica che non può essere definita secondo il comune linguaggio parlamentare, conservatrice o progressista, perché supera e mantiene ambedue le posizioni, affermando da un lato una volontà autoritaria che nella fretta del fare è sempre insofferente degli impacci delle regole imposte dalla democrazia moderna, e dall'altra, quando arriva al potere, manipola le masse con slogan generalmente rivoluzionari. Questo è una delle citazioni di Vincenzo che mi ha particolarmente interessato. Allora, per quello che riguarda invece la filosofia, c'è un'altra questione che è quella dei padri liberali. I padri liberali sono i Dardo, sono i Matteucci, sono Isaiah Berlin, e quindi in Italia si discute poco di queste cose, ma ci sono molti liberalismi, perché c'è un liberalismo anglosassone, tipo etico, quasi socialista, c'è un liberalismo radicale che è quello americano di Milton Friedman, e poi c'è un liberalismo che è quello nostro. Le nostre costituzioni sono costituzioni liberal-democratiche, si chiamano, non democratiche soltanto, liberal-democratiche, perché c'è una differenza, perché anche la Repubblica anche nella Germania Est era una repubblica, era una repubblica democratica, ma non liberale. Quindi il liberalismo è stato abbandonato. Ora il problema è, torno un attimo a Vincenzo e al sottotitolo del suo libro. Sembrerebbe che stia misurando una disfatta, e come definire questa posizione, il tono di questo libro. In questo mi ha aiutato una definizione di Carofiglio, il quale fa una distinzione tra sdegno e indignazione. Lo sdegno è immediato, è motivato immediatamente da qualcosa di violento, di qualcosa di inaccettabile, mentre l'indignazione è qualcosa che si consuma, è un atteggiamento etico verso la realtà, e credo che questo qui sia l'atteggiamento di Vincenzo, e vorrei augurare a Vincenzo di continuare questa cosa, di allargare continuamente società libera. Noi gli stiamo dando una mano, sono felicissimo che il comune di Campagnano si abbia accettato quest'idea, perché credo che quest'idea potrebbe avere molto, molto successo, anche perché diceva Vincenzo che sta sul blog, nel riso ne hanno parlato, cito su due o tre giornali che a Campagnano si fa questo, quindi piano piano questo lavoro di penetrazione nell'opinione pubblica, perché il lavoro è nell'opinione pubblica, e quindi se i social media vogliono batterci, dobbiamo battere loro in qualche maniera usando tutti i mezzi che noi abbiamo a disposizione. Quindi io con questo vi ringrazio e vorrei lasciare la parola a Vincenzo, che ci racconterà qualche cosa. Faccio solo una battuta. Il titolo del libro è un po' ricordato vagamente Gramsci, che non è un autore sicuramente liberale, però Marco ha fatto un accenno, come dire, al pessimismo del titolo, però se noi lo interpretassimo come il trionfo, come l'ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione, potremmo trovarci un qualcosa di buono, però sia, guardiamoci intorno, c'è cioè sdegno e indignazione, guardiamoci intorno, insomma la politica credo che ci dia poco conforto, poco interesse e pochissimi stimoli. Soprattutto dal 2011-2013 in poi è stata proprio una regressione, un'acutizzazione della crisi politica. Già solo il termine formazione
all'interno di una struttura, partitica sembra quasi una bestemmia. Poi c'è un termine che non appassiona più, che è metapolitica, che è quella fase che anticipa la politica e dà alla politica un senso, la cultura politica. Nei partiti non si fa più, nelle organizzazioni giovanili si guarda se sia il sorriso bello, se sia l'occhiale alla moda, soprattutto se si hanno tanti followers magari su Instagram e su Facebook, poi magari presentiamo personaggi impresentabili, non c'è più quel concetto di comunità, di politica, insomma, all'interno di un partito, tutto questo non esiste più. Lo dice un giovane, cioè, 36 anni, ho ancora qualche anno di fronte a me, almeno spero anche. Confrontandomi insomma un po' con i miei colleghi giovani, percepiamo tutti questo disagio. Tornare a fare sano dialogo, confronto, dibattito, come si dice da più parti, sembra quasi impossibile. Poi a un certo punto ci si incontra in comune, si scambiano quattro idee, quattro battute e ci trovo qui a presentare un libro. Io spero che, diciamo, dal pessimismo della ragione, quindi dall'osservare il mondo, poi si arrivi pure magari a ragionare nei termini che, a prescindere da quello che ci abbiamo intorno, qualcosa deve pure essere fatto. Prego, io fra 20 anni dirò la politica non voglio più farla, ho i miei dubbi, che poi a un certo punto c'è questa spinta interiore. Qualcosa si fa. Quindi nel titolo voglio ritrovare questo pizzico, questa sottile crepa, insomma, che ci porta un minimo di, no, volontà e positività. Grazie. Io devo dire subito una cosa, che l'intervento del mio amico Marco Patriarca mi ha spiazzato completamente, perché pensavo di dire altre cose che partire da altri argomenti. A me mi ha spiazzato portando molto sul personale il suo ragionamento e andando a scavare nel profondo di chi è questo signore un po' strano che si chiama Vita, che scrive libri di questo tipo e via dicendo. È accolto anche bene, devo dire, anche con molto affetto, di cui ringrazio Marco, questa analisi sul personaggio. Quanto dice, ma lui dice che non si occupa di politica, ma di fatto è un animale politico, il che è profondamente vero, e Marco l'ha capito perfettamente il ragionamento. Quindi mi ha spiazzato, perché volevo, come dire, partire da altre cose. Adesso io sono un po' imbarazzato, perché vorrei parlare della parte del libro, della parte della marcia di domani e della parte di dire che cos'è Società Libera. Fondamentalmente cercherò di raggruppare questi tre interessi in un solo e presentarmi e via dicendo. Allora, l'illusione della libertà, il titolo e via dicendo. Mentre loro parlavano, io per puro caso ho aperto una pagina del libro qui, a pagina 67, e ho trovato un articolo che ho scritto per un giornale che faceva capo al Partito Repubblicano, ma di fatto lo dirigevo io, a Milano e via dicendo, che si chiamava Nuove Direzioni, un articolo del maggio 92, che parliamo di secoli fa politicamente, in cui è cacciato l'olio, avrete il baccalà, titolo stranissimo, poi lo spiego nel che cos'era. Era che io, ricordandomi una mia passeggiata nel Cilento Salernitano, Cilento è quella zona del Salernitano che va verso la Calabria, dove si fanno dei magnifici bagni che tutti voi forse conoscete, di descritto un muro con carattere più o meno cubitale, ma evidentemente l'avevano scritto con la pece, perché poi mi ha spiegato un vecchietto che era stato scritto subito dopo la guerra, che significava questo: il paese allora, subito dopo la guerra, era diviso in due fazioni, che si faceva una guerra fra di loro, paese piccolo, e arrivarono le reclute americane. E in quel paese capitò una partita di baccalà e una partita di olio. Che cosa successe? Una fazione si impossessò del baccalà e l'altra dell'olio. E quindi la guerra era, e loro scrissero anche sui miei,
se volete un po' di baccalà cacciate l'olio, significava questo. Io lo riportai allora nel maggio 92, non per parlare del Cilento, ma per dire come era già ridotta la politica in quel momento. Questo dovrebbe richiamare oggi a tutti noi ragionamenti che sentiamo in politica quotidianamente. Aboliamo, tanto per dirne una, l'ultima che è successa, aboliamo i parlamentari, se poi facciamo dall'altra parte una legge elettorale che piace a me. Cacciate l'olio, avrete il baccalà, la politica è rimasta lì. Un altro esempio, e poi la finiamo con queste cose. Un nemico di Foggia che voleva mettere su un circolo di società libera a Foggia, Manzo, mi chiamò al telefono dicendo: mi sai, ho parlato con una specie di imprenditore, non grandissimo, insomma uno che ha una decina di dipendenti, gli ho parlato di società libera, dell'importanza, dell'economia, del liberalismo, tante cose, perché abbiamo fatto un bel discorso. Alla fine questo signore, che è pure un signore acculturato più o meno a Foggia, gli ha detto: sì, ma io che m'abbusco, se becco la società libera, io che ci guadagno? Niente. Non ci guadagna nulla, per la semplice ragione che questo non è un partito. Io non faccio politica, ma faccio il presidente di società libera. Salutiamo con entusiasmo l'assessore. Si sta per diventare padre, eh? Assessore. No, io lo faccio. Sono riuscito a venire però vengo domani. Oh, che bello. Riuscito... Non ci abbuschiamo nulla. Ma per dirla con le parole di qualcun altro che è più importante di me, evidentemente, che a proposito del liberalismo. Essere amanti del liberalismo, come noi lo intendiamo, significa solo una cosa: fare da cane, da guardia del potere, di qualunque tipo. Io non cambio le mie idee rispetto ai governi che ci sono al Parlamento o a quello che succede in giro per il mondo. Io resto sempre io con il mio modo di pensare e di vedere. Naturalmente qui la è facile l'obiezione che solamente i cretini non cambiano mai idea. Io sono d'accordo anche con questo. Quanto importante è che non cambiamo idea guadagnando qualcosa, perché qui si cambia idea sulla base che i cretini sono, non cambiano idea, quindi io per non essere cretino la cambio e guadagno pure. Nel senso che se io cambio idea e occupo una posizione, la posso anche cambiare partito, ma a mio modo di vedere è meglio che poi vada a casa. Non è che allegramente mi sposto da un'altra parte. Ma questo è un ragionamento che ci porta da tutt'altra parte. Illusione della libertà, certezza della solitudine. Non è un libro politico, Marco. Non mi interesso di politica fondamentalmente, mi arrendo. Il titolo vale per me. Io mi sono illuso di essere un uomo libero nella mia vita e lo cerco di raccontarlo a partire dal 1993, dicendo delle cose che non andavano dette, dicendo che la partitocrazia ci avrebbe portato al disastro, e lo dicevo all'interno di un partito, l'unico dove io ho militato, cioè il Partito Repubblicano di Amalfa padre, no? Non di Amalfa figlio. Evidentemente ho avuto ragione, ma ho avuto ragione nel 92 quando è arrivato Di Pietro e i magistrati milanesi e hanno ricominciato a arrestare un po' di gente, dicendo, ma quello che poi è successo, io lo dicevo qui, lo documento perché ci sono documenti, interviste, e quando non ho potuto riportare le interviste televisive che mi faceva il TG3 per dire all'epoca in Lombardia e via dicendo, perché la documentazione è sottoscritta. Ma io lo dicevo con largatissimo, e a che è servito? Assolutamente a nulla, perché anzi nel momento in cui poi succede realmente che la partitocrazia è stata sconfitta in malo modo, hanno avuto vinte i magistrati, i repubblicani, i liberali e quant'altro, andarono a casa nel 94-95, in quegli anni lì, e via dicendo, il fatto che tu l'abbia detto non interessa assolutamente a nessuno, perché questo è quello che chiamo nel libro solamente il morbo del fuoritempo. Cioè se dici le cose fuori dal tempo in cui vanno dette, nessuno mai te le riconoscerà quando poi succederà. Nessuno dirà: ah, ma Olinda l'aveva detto. Olinda si può solamente difendere dicendo: questi sono i documenti, non dico che l'avevo detto, questi sono i giornali, sta scritto qui. Allora diventa la mia soddisfazione personale, ma non interessa la politica in qualche modo, tanto è vero che io nel 95 smetto di fare politica con quella battuta che diciamo prima con Sidaro, che uscì dal primo dicendo: se questa è la seconda repubblica,
2 giugno 1995, a meno che meritato la prima che pure ho combattuto. E quindi da quel giorno non mi sono più occupato di politica. E mi sono messo a fare, nell'aula del liberalismo, il cane la guardia del potere di tutti i tipi, di tutte le specie, che vanno dalla Chiesa alla politica, perché uno interessandosi di tante cose, basta lì che si fa, come dire, prende la mano e si occupa di mille cose. Se questa è stata l'illusione della libertà, ma perché mi sono comportato così? A che cosa è servito tutto questo in questo paese? Io traggo le conclusioni che è servito a poco per quanto mi riguarda. È servito per mia soddisfazione personale, ma non è questo il modo di occuparsi di politica. Tant'è vero che questa mi ha portato a un secondo passo, qual è? Quello di essere certamente preso dalla mia solitudine, perché io sono un uomo solo. Sono un uomo solo perché nessuno, lo sento sulla pelle, qualcuno mi vuole bene, tipo Marco Patriarca, che con affetto mi presenta e via dicendo, ma fondamentalmente in questo paese io sono uno sconosciuto, che se non si volessi fare politica, pur avendo fatto politica per tanti anni, parlo degli anni 90 e via dicendo, la gente mi riderebbe in faccia, perché con chi dovrei fare politica? Con i 5 Stelle, con Berlusconi, con Zingaretti, trovatemene uno e via dicendo, quindi sono fuori dalla politica. Quanto riguarda la politica. Questo non significa che dico che la politica deve essere solitudine, io faccio quel che gli pare, io parlo con me. Allora se parlo con me, dico, data questa situazione, mi sono messo a fare, ci mettiamo con un gruppo di intellettuali, tra cui Matteucci, evidentemente che è stato il papà di tutti noi perché ci ha insegnato che cos'è il liberalismo in questo paese, e sono messo a fare, ci siamo messi a fare questa società libera che non si occupa di politica e via dicendo, ma che specula come un uomo dovrebbe fare, portare ai massimi livelli la sua speculazione filosofica di ragionamento sulle cose, senza aver padroni, senza rispondere signor sia nessuno. Allora se io mi stampo questo libro perché trovo l'esigenza di stamparmi un libro in cui dico alcune cose, ho il mio amico Rubettino, che è un amico di Società Libera, me lo pubblica, però ho dovuto dare un Rubettino 3.000 euro. E a chi li chiede 3.000 euro? A chi darebbe 3.000 euro a me? Dal punto di vista di gente che ci sta alle spalle, via, via. Nessuno, allora mi ha aiutato. Mi ha aiutato, che è quello che dice che non lo dice. E andiamo avanti così e via dicendo. Poi quello ci vede la politica. E allora ci sono alcuni grandi temi. Questo libro è diviso in due. La parte del passato, delle cose che ho fatto in politica, è la cosa che riguarda la società libera. Fondamentalmente come società libera di che cosa ci siamo interessati? Ci siamo interessati su alcuni argomenti su cui abbiamo messo, come dire, il dito sulle i. Uno di quelle che attiene la marcia di domani, i diritti umani. I diritti umani in questo paese, io lo ripeto, l'ho fatto mettere anche su questo volantino, molti di voi ricorderanno della bellissima canzone di Giorgio Gaber che dice com'è bello occuparsi dei guai della gente, tanto non gliene frega fondamentalmente niente. Se facciamo un esame di coscienza ognuno per noi stessi e via dicendo, nel letto in cui andremo stasera e via dicendo, concluderemo iniziando da me, che fondamentalmente non ce ne frega nulla dei curdi che stanno morendo massacrati in questo momento, che non ce ne frega nulla dei ragazzi da Hong Kong. Io non ho mai conosciuto nel mondo politico italiano una persona a cui realmente importasse qualcosa questo. Uno l'ho conosciuto, si chiamava Marco Pannella. E lo dico non da radicale perché non sono mai stato radicale nella mia vita. Sono stato solo un amico di Marco Pannella perché, come dire, se lo meritava, perché quelle le battaglie che faceva, dalla fame nel mondo, ai diritti nel mondo, ai popoli oppressi, via dicendo, Marco era l'unico che ci credeva fino in fondo. Noi abbiamo preso un po' questo aspetto e via dicendo, dicendo ma esistono centinaia di milioni di persone che vengono massacrate quotidianamente, ma di cui non importa niente a nessuno perché tutti ne parlano, però poi se dobbiamo fare gli accordi commerciali con la Cina, che in qualche modo massacrano gli uiguri, i tibetani, i mongoli e via dicendo, l'Europa o i paesi europei, compresi il nostro, e via dicendo, sulle ali della via della seta, che va sicuro non significa assolutamente nulla dopo Marco Polo, anche perché il mondo va a cambiare, va cambiando, il centro del mondo, quello che noi continuiamo a dire e a illuderci sentendo la televisione, che il centro del mondo è il Mediterraneo, questo appartiene al mondo di ieri, non è più il centro del mondo, è il Mediterraneo. Perché dico nel libro che i ghiacci si sono sciolti,
perché la fantomatica e fantasiosa, una volta, quando ero ragazzo io, del passaggio al nord-ovest in Canada e via dicendo, non era praticabile perché c'erano degli altri. Oggi per andare dalla costa occidentale degli Stati Uniti all'Oriente, all'estremo Oriente, quindi in Cina, non si passa più attraverso questo pezzo di mondo, si passa scavalcando il passaggio al nord-ovest e andava. Allora noi possiamo raccontarci mille cose di questo, ma per dire è importante occuparsi dei diritti umani per la semplice ragione che è in gioco la libertà, guardate. E allora se noi pensiamo, come molti dell'ambiente politico italiano, compreso quelli che si spacciano con liberali, perché qui ognuno che non sa come definirsi è liberale, tanto come diceva uno dei miei maestri, Taranto, quando mi disse, guarda Vincenzo, che liberali non costa nulla dirlo, ma oggi, parlavamo della fine degli anni 90, oggi chi direbbe che io sono un comunista, un fascista, un nazionalista, tutti questi termini che finiscono a pista. Nessuno avrebbe il coraggio di dire io sono comunista, nazista, fascista, tutti hanno il coraggio di dire io sono un liberale, quanto è bella questa parola, è suadente, al punto tale che oggi non significa più nulla, perché se il liberale Zingaretti, se il liberale Renzi, se l'altra sera una cosa che mi ha fatto ridere fino alla fine, aiutatemi voi perché sono quei termini con i nomi non vado d'accordo, quella signora che faceva la ministra della sanità prima di questa, la Lorenzin, l'ho sentita io in televisione, dice io sono andato al PD perché lì costituiamo il gruppo liberale del PD, perché i comunisti sono comunisti, perché è liberale, sì, io non capisco per nulla, io sono Mao Zedong, sono un'altra cosa, perché qui ognuno si definisce come vede. Al di là di questo, la libertà degli altri, la libertà nel mondo, beh, tocca anche la mia libertà. Se noi arriviamo a immedesimarci in questo, no? Se noi arriviamo a piangere per i curdi che vengono massacrati o per i miei amici uiguri, domani verrà qui a fare la marcia uno dei responsabili del mondo uiguro, da Bruxelles, apposta a campagnare la marcia, è una dei più validi collaboratori di Elepi Academy, che è la leader spirituale, e sentirete da lui che cosa significa oggi in questo momento essere una minoranza di 25 milioni di uiguri che vivono nel nord-ovest della Cina. E che i cinesi... Lo scorso anno, penso che si ricorda. Com'è? Dico, chi l'ha sentito lo scorso anno, se lo ricorda? Sì. Io mi sono sognato in auto. E speriamo, ah sì, oh che bello. Due anni fa. Vuol dire che ti hanno colpito? Un anno fa, no? Un anno fa, sì. No, due anni fa. Due anni fa. Due anni fa c'è il Monera. Ah no, ma non vennero la mattina. Torneranno domani. E 25 milioni, la minoranza di 25 milioni massacrata quotidianamente. Addirittura siamo alla sterilizzazione degli uomini. Cioè delle cose che fanno i cinesi, che era... Capito? Che quando quello viene qui e dice io faccio la via della città, a me è buono il sangue, perché tu prima di fare la via della città, come dire, cerca di non essere di un imperialismo cattivo, cerca di non far sì che questo lo dico nel libro, a proposito di geopolitica, quello che la Cina, in Cina l'Africa, in Africa la Cina sta facendo delle cose meravigliose per quel continente, ma non per quei popoli. Perché le miniere di oro e di diamanti che ci sono nel sud dell'Africa e via dicendo sono diventati di loro o proprietà molte via dicendo, in cui i ragazzini neri stanno lì a un euro al giorno, a un dollaro scusatemi, al giorno lavorando per 12 ore. E nessuno dice nulla a questi signori cinesi via dicendo. Stanno modernizzando la Cina in maniera incredibile, io lo dico nel libro portando delle documentazioni, voglio dire, quando noi pensiamo che in Cina tutti oramai sono dei poveretti perché muoiono di fame da tutte le parti, perché la nostra televisione dice arrivo nei barconi, perché tutta gente che si sta da lì muoiono tutti, non è bello nulla, non è bello, perché i cinesi hanno costruito delle magnifiche metropolitane a Addis Abeba, hanno costruito linee ferroviarie, hanno costruito autostrade, hanno costruito a Dar es Salaam un porto commerciale, un porta container
che movimenta 22 milioni di contest all'anno. Un giornalista della televisione l'altro giorno, ho sentito io un telegiornale, perché il porto di Genova è importante, movimenta 1.200.000 contest, cioè nulla rispetto a come si muove il mondo, perché è il porto di Dar es Salaam, costruito in Tanzania, costruito dai cinesi, ne movimenta 22 milioni al giorno, sono 22 porti di Genova. Signore, il mondo sta andando da altre parti, noi siamo ancora fermi alle chiacchiere. Allora, e quelle lì ci lavorano, evidentemente, non ci lavorano i cinesi, ci lavorano un po' di manodopera africana, sottosfruttata, quello che gli pare, via dicendo, ma non è quello che noi pensiamo, che muoiono tutti di fava, poverini, e via dicendo. Non la faccio più lunga. I diritti umani, il crimine organizzato. Altro problema che non interessa né alla classe politica né agli imprenditori. Io ho scritto qui dentro, noi conosceremo solamente tre mafie in questo paese, che naturalmente era la mafia, l'andrangheta e la camorra. Oggi ne conosciamo 4, 5, forse 6 a livello nazionale, perché ci dobbiamo mettere la Sacra Corona Unita, ci dobbiamo mettere la Stiba, che è la diramazione della Sacra Corona Unita, della mafia, nella Sicilia orientale, e poi ci dobbiamo mettere pure 7-8 internazionali, cinese, nigeriana, russa, slava, quante ne volete, stanno tutti qui. Allora noi l'abbiamo vinta o l'abbiamo persa la lotta alla mafia? Feci un convegno e chiesi a Napoli, come società libera, a un generale dei carabinieri, e gli dissi, senta generale, che veniva con me, senta generale, se lei avesse una disponibilità di denaro, 100-800 mila euro, bella cosa, poteva aprire un bel bar nell'agro casertano a Maddaloni, con questo, aprendo questo bel bar, lei può dare pure 7-8 posti di lavoro, un barman, un barista e via dicendo. Sinceramente lei mi può dire se la prenderebbe o no? Mi disse, fuori da qui glielo negherei sicuramente, qui non glielo posso negare, no, non l'avrei, non l'aprirei, perché prima di aprire la serranda della rappresentante devo pagare il pizzo a qualcuno, e quindi 700.000 euro per l'ecco del generale dei carabinieri. Poi andiamo in televisione, la lotta alla mafia la stiamo vincendo, ho vinto la grande, perché qualsiasi cosa in questo paese è piacere, facciamo la grande. Io adesso uscirò, sostirendo una cosa che dirà, uscirà Marco nelle prossime settimane, una newsletter su Società Libera, che si intitola Che tristezza. Che tristezza vedere la televisione e vedere il presidente, il ministro dell'ambiente che dice no, noi non dobbiamo fare i termovalorizzatori via dicendo, perché la monnezza, come andiamo da Napoli, noi la facciamo nell'economia circolare, quindi circolando questa monnezza, scombare la monnezza, capito? E la bicicliamo e via dicendo. Conclusione è, Roma sta lì amministrare la sua stessa parte. E io concludo solamente riportando le sue parole e alla fine dico che tristezza. Che tristezza se a qualcuno è capitato dall'Agrigento a Trento, questo, perché non c'è differenza in Italia, di passare qualche decina di ore in un pronto soccorso perché ci ha portato una nipotina, come è successo a me e a mia moglie, come è successo a qualcun altro della mia famiglia, ma come succede a tanti amici che sempre, anche a Milano, via dicendo, se hai bisogno di pronto soccorso passi dalle 8 alle 10 ore ad aspettare, a meno che non c'è il codice rosso che danno sparato e ti esce il sangue da tutte le parti, ma se non ti esce sangue da nessuna parte siamo 8 o 10, un paese civile, no, che tristezza. Interessa a qualcuno questo? Tanto non ci vado io, non posso pure. Possiamo allora anche dire che una gentile signorina in televisione venga e dice abbiamo la migliore sanità del mondo. Contenti voi. Crimine organizzato. Geopolitica. Lì entriamo in un terreno spigoloso, perché è particolarmente complesso.
Io ieri ho fatto un'intervista sulla marcia parlando di Campagnana, la Radio Radicale, la potete ascoltare anche voi. E ho detto, questa storia dei curdi e questa storia di Hong Kong, e voglio finire con questo, significa essenzialmente una cosa. Significa un colpo da tramortire l'Alleanza Atlantica, perché chi capisce due cose di questa roba, come fa a pensare che quello che era il caposalto dell'atlantismo, Marco, che era la Turchia, che badava all'Oriente e teneva a bada l'Oriente e via dicendo, dice all'americano, scusa, mi fai passare un attimo qui, che io devo dare lezione a sti curdi e via dicendo, e dall'altra parte sai, Stoltenberg, il segretario generale della NATO, che viene a Roma nelle stesse ore, si incontra con un signore che io lo metterei dall'altra parte, ma non voglio dirlo perché non mi occupo di politica, che è il Presidente del Consiglio, e dice sì, però lo sto segnando qui, purché l'intervento, dice il segretario generale della NATO, sia misurato e proporzionato, cioè ammazzatene poche, ammazzatene poche. Nessuno ha detto H in questo paese, nessuno ha detto ma questo pazzo del segretario generale NATO che cosa sta dicendo? E al di là del pazzo del segretario generale NATO, questo è un brutto colpo per la NATO e per il futuro della NATO. Allora devo pensare che tra tutti i pazzi forse uno meno pazzo degli altri, voi non sarete d'accordo perché ci dicono di non essere d'accordo, Trump, dice sicuro mi sono sforzato perché i soldi all'anno ci metto solo io. Allora se ci devo mettere solo io faccio il medico io, allora chiudiamo la NATO. Altro che atlantismo nel vero. E l'altro, e vado a chiudere, è l'Europa. Se noi arriviamo che il signor Erdogan dice, allora voi mi venite, mi create delle preoccupazioni, e via dicendo, quindi io a questo punto o vi rimando indietro i 3 milioni di siriani che noi abbiamo pagato le mie armi, quale stare lì. O vi rimando indietro i prigionieri, o poi c'è anche il pericolo che ci rimandano indietro i prigionieri dell'ISIS che si stanno prigionieri fino adesso, e via dicendo, ma voi avete visto la reazione di una cosa che piace tanto a mio amico Marco Badriano, che si chiama Eurosmart. Cosa interessa a nessuno? Allora voi capite che la mia illusione della libertà resta tale. Perché ho parlato come un grillo parlato a sproposito, come ho parlato a sproposito con voi stasera, non vi ho convinto, faccio solo un appello, se ci guardiamo dentro domani veniamo a farci sta marcia da qui a Sorno, 5 km, non date la soddisfazione tanto a Società Libera, diamola a questi tre signori, due assessori, un sindaco e un cittadino onorario di Campagnano che si chiama Marco Patriarca, date da loro la soddisfazione, partecipate. Gli assessori sono tre, c'è anche scusi, eravamo di fuori, nessuno ha detto l'assessore. Chi lo è? Allora, tre assessori al sindaco e gli assessori. State vicino a Società Libera, abbiamo un sito, facciamo una newsletter praticamente quasi settimanale, facciamo un po' di cose culturali e via dicendo, se ci lasciate la vostra email vi arriveranno anche ai nostri comunisti a casa. Per adesso vi ringrazio. Se qualcuno vuole fare qualche intervento, qualche domanda, stimolare, provocare Vincenzo. Io volevo, sì, avevo il piacere di faccio parte anch'io di Società Libera, con Vincenzo ci conosciamo da un po' di anni e sono 12 anni che non mi perdo una marcia, forse una me la sono persa con 40 di febbre, l'impedito, ma tutte le altre ho partecipato. Io sono calabrese, vengo da un paese vicino alla Lamezia Terme e sono stato molto stimolato dai ragionamenti, soprattutto in tema di criminalità, e vi volevo stimolare a rappresentare un po' un concetto di libertà che ci sono su alcuni territori italiani, no? Come la Calabria,
dove vorrei veramente raccontare una storia per farvi capire, no? Quali sono anche i punti di vista diversi, come viene percepita, come viene utilizzata una certa libertà che noi in Italia possiamo esercitare in modo ampio, però poi dopo su alcuni territori questa è vero che la criminalità organizzata viene compressa, però è anche vero che quest'ampia facoltà di esercitare la libertà molte persone decidono di non utilizzarla. Prendete un paese, non ha importanza il nome, diciamo una delle più importanti città calabresi, dove un po' di anni fa un imprenditore decide di fare un centro commerciale che poi per alcuni anni ha mantenuto il primato di essere il più grande centro commerciale italiano, poi sono nati tutti gli altri e saranno poi dopo ancora più grandi, no? L'idea di questo imprenditore, giusto per descrivervi l'ambiente, quando questo imprenditore ha comprato i terreni, ad un certo punto, siccome era affiliato ad una cosca locale, però in Calabria i paesi sono sempre divisi da più cosche che controllano il territorio, i quartieri, diciamo da vari lati, no? La parte ovest piuttosto che la parte est, nord e sud. Allora diciamo che l'idea di questo imprenditore vicino a questa cosca mafiosa era quella di portare i negozianti dalla città un po' fuori città e fare questo centro commerciale. La cosca a fianco disse: beh, questi qui, se tutti i negozi saranno di là, noi non possiamo più riscuotere le nostre mazzette. E allora a un certo punto hanno deciso di ucciderlo. Lo uccidono. Il figlio prende in mano le redini del padre, quindi realizza questo centro commerciale. Per continuare a descrivervi un po' l'ambiente familiare, ad un certo punto nelle carte dell'inchiesta, perché poi recentemente l'hanno arrestata questa persona, è uscito fuori che lui ha mandato per motivi di interessi economici a gambizzare il fratello, cioè non una persona qualsiasi così. Questa è solo la descrizione. Allora nasce questo grandissimo centro commerciale, va bene, no? E si trasferiscono tutti questi negozianti lì dentro, e questo centro commerciale ancora oggi è florido, nel senso che è sempre pieno così, va bene? Allora esce una notizia, 2 anni e mezzo fa circa, arrestano l'imprenditore perché la magistratura ha provato la vicinanza alla cosca mafiosa e quindi è scattato l'arresto. Allora qualcuno prende il giornale più popolare calabrese, che è la Gazzetta del Sud, e se ne va in giro facendo un po', non dico lo scemo, il sempliciotto del paese, ecco, per utilizzare un termine più neutro, il sempliciotto del paese con questo giornale è andato ad interrogare le prime 25-30 persone che ha incontrato, dove a 8 colonne c'era la notizia di questo arresto, no? E quindi ha incominciato a dire alla persona, a fingersi anche un po' sorpreso, nel dire: mai visto? Hanno arrestato anche lui, ma tu lo immaginavi una cosa del genere? 25 persone su 25 gli hanno risposto: che ti sorprendi? Lo sanno tutti. Cioè, non è che io ho bisogno, non ho nemmeno bisogno di andare a comprare il giornale per leggere questa notizia sensazionale dell'arresto di un imprenditore che ha fatto un centro commerciale che tutti sanno che è legato alla cosca dominante di questa città calabrese, che non andiamo a nominare perché non ha poca importanza in questo momento. Da questo cosa percepiamo? Percepiamo proprio il concetto di libertà che su alcuni territori c'è. Se universalmente riconosciuto, e quindi si sa, io lo combatto sempre questo si sa, no? Dare per scontato le cose non si sa, che praticamente quel centro commerciale è un centro commerciale che è vicino alle cosche mafiose, la mia domanda è: perché è sempre pieno così? Allora interroghiamoci sul modo in cui anche i cittadini, le persone comuni, esercitano la propria libertà. A me non mi ci portano neanche morto in quel centro commerciale, io una lira, un centesimo non glielo porto sapendo questa situazione. Questo è un primo concetto particolare di libertà. Eppure i cittadini, nella loro, cioè non è che poi le cosche mafiose in Calabria, voglio dire, sono poche migliaia di persone, però molto potenti,
bene, e che alimentano questo gravissimo problema, che è un problema nazionale, europeo e mondiale. Bene. Però nel piccolo ogni persona potrebbe fare una scelta molto semplice. Io non ci vado a dare i soldi che poi so che una parte va alla criminalità, eppure questo centro commerciale è sempre pieno così. Questo è un aspetto. Poi ce ne sono altri due di aspetti interessanti, e che sono i negozianti. Tutti quelli che non solo, poi diciamo che questi che si sono, non si sono poi trasferiti i negozianti dalla città in periferia del centro commerciale, no, hanno aperto un nuovo punto vendita nel centro commerciale, quindi si sono duplicati, no? Il punto vendita in città l'hanno mantenuto, in più hanno aperto il punto vendita nel centro commerciale. Beh, sui commercianti ho un'opinione ancora peggiore, ahimè. Per quale motivo? Perché se mettono nei panni del commerciante, cosa c'ho? C'ho da andare a pagare un affitto molto costoso in un'attività che comunque ti successe e mi fa guadagnare. Perché pago un affitto molto costoso? Perché l'estorsione che io pago per il punto vendita in città, quello che fa pure la fattura me lo scarico dalla tassa. E in più mi proteggo anche il punto vendita in città, perché quella è una polizza assicurativa, voglio dire, cioè pagare l'estorsione, no? Quella loro la chiamano la protezione, cioè nel senso che naturalmente sono sempre loro, invece se tu non mi paghi io ti danneggio l'attività, ti provoco l'incendio, ti metto la bomba, eccetera eccetera. E quindi hanno trovato un modo di legalizzare anche le estorsioni e di renderlo legale dal punto di vista fiscale e detraibili per il negoziante. Ecco perché io, se tutti sanno che quell'attività è vicina ad una cosca mafiosa, tu perché vai ad aprire un negozio lì per convenienza? Quindi non dico che sei connivente in modo attivo, ma perlomeno qualche dubbio mi viene. Anche questo è un principio di libertà, il modo in cui una persona, un piccolo imprenditore come un commerciante, può esercitare la propria libertà. Terzo aspetto e chiudo, questo è quello forse più interessante di tutti, sono i brand. Se voi notate, non lo so se qui vicino c'è un centro commerciale, ma a Roma ci stanno tantissimi. Se voi frequentate qualche centro commerciale, se notate bene, passeggiate lungo queste corridoi amplissimi dove ci sono tutti questi negozi, ci sono i migliori brand, i migliori marchi italiani, va bene? Non ne citiamo nessuno, però basta che vi ricordate un po', passeggiate in uno di questi centri commerciali, vedete, ci sono i migliori brand italiani, ci stanno tutti. Dall'alimentare a tutto quello che si può comprare in un centro commerciale. Sono tutte attività in franchising, cioè vale a dire c'è una sede centrale che detiene il marchio, quindi il brand, il logo, va bene? E poi ci sono delle persone che fanno richiesta di avere questo brand e avere l'autorizzazione ad utilizzarlo nel proprio punto vendita e quindi a commercializzare i prodotti di questa marca. Si fa sinergia per la pubblicità a livello nazionale e tutto quanto il resto. Bene, se io decidessi in questo spazio di mettere uno di questi marchi, uno qualsiasi che voi trovate nei centri commerciali, facessi una richiesta a una di queste catene commerciali, l'unica cosa che non mi chiederebbero forse sono gli esami del sangue per sapere come sto messo, se c'è il colesterolo o la glicemia alta, perché per il resto il ragionamento di tutti questi brand è: io detengo il mio marchio, se lo devo affidare a Marco Patriarca io devo essere sicurissimo che le mani nelle quali io affido il mio brand, non posso rischiare che Marco Patriarca mi faccia fare su un territorio una bruttissima figura con un negozio non di successo, che non segue le regole, che non mette i colori, la vetrina come dico io, perché ci tengono a tutte queste cose. Beh, siccome in Calabria tutte le attività, tutti i centri commerciali, nessuno escluso, e lo dicono le carte della magistratura, appartengono alle cosche mafiose, perché questi grandi brand non si sono fatti mai scrupolo nel dire scusate, ma noi lì stiamo affidando il nostro marchio praticamente a dei mafiosi,
Allora vedete che il concetto di libertà è come si esercita la libertà in un paese dove la si può esercitare, figuriamoci dove non si può esercitare, è importantissimo. E torno nello specifico alla marcia, perché da 12 anni, 4 anni fa, voglio dire, la marcia di Società Libera ha avuto un periodo di profonda crisi, e Vincenzo se ne ricorderà. Tant'è vero che in un nostro, una nostra conversazione notturna a Roma, Vincenzo sfiduciato, una giornata tremenda, non erano venute poche persone, ma perché una giornata d'ottobre tremenda, cioè buttava acqua, pioggia, freddo, l'ira di Dio. Vabbè, allora lì un po' sfiduciato, Vincenzo gli disse: Marco, noi questa marcia dobbiamo vedere un po' cosa fare, perché se andiamo avanti così. Io gli dissi una cosa a Vincenzo, e poi lui mi disse: hai ragione. Disse: guarda, la marcia è una nostra iniziativa non solo importante, la più importante, e se noi ci dovessimo ridurre a farla soltanto io e te, non la dobbiamo fare. Poi è arrivato Campagnano, grazie a Marco, al sindaco, agli assessori, voglio dire, abbiamo visto un po' di luce, perché la Roma era diventata una cosa impossibile, no? Però si resta magari attoniti, perché già sono andato a marciare 5 km e poi, cioè, quello che muove magari le persone è un retropensiero, no? Che dice: ma i tibetani, io vado a marciare 5 km, ma che cosa cambio nella politica cinese rispetto alle politiche del Tibet e tutto il resto? Beh, sembra poco, ma mettetevi nei panni dei tibetani. Vedete, in Tibet esporre la bandiera tibetana è un reato, cioè si finisce in carcere. Io, per natura ribelle, la prima cosa che ho fatto, quando l'ho saputo, mi sono procurato una bandiera tibetana, grossa così. Ci ho fatto un quadro e l'ho messa a casa mia, l'ho incorniciata e l'ho messa a casa mia nel posto che mi sta più caro, nel mio studio. Ma semplicemente perché poi ogni tanto qualcuno mi viene a trovare, oppure attraverso i social mi capita di fare un video e quindi lo vedono altri e dice: ma che cos'è quella bandiera? Mi dà l'occasione di spiegargli che cos'è. Però riflettete un attimo: se noi domani marceremo questi 5 km, poi ci riuniremo al santuario come l'anno scorso, faremo dei ragionamenti, ascolteremo queste persone che ci verranno a dire la loro condizione di disagio e di difficoltà, magari noi torneremo anche un po' sfiduciati a casa per dire: ma noi come abbiamo inciso, come possiamo cambiare le politiche di queste persone? Abbiamo fatto la marcia a Campagnano di Roma, abbiamo fatto molto. Mettetevi nei panni delle persone che domani ci saranno a rappresentare questi popoli e paesi. Mettetevi nei panni di una persona che nel suo paese non può vivere ed è stato costretto ad andare a vivere in un paese straniero, magari arrivato qui in condizioni precarie, magari arrivato qui in maniera di fortuna, magari non conoscere la lingua e tutto il resto. Basta soltanto pensare quanto vale per queste persone avere la nostra vicinanza, poi che siamo 50, che siamo 500.000, questo non importa. Beh, se fossimo 500.000 sarebbe una grande cosa, per carità, no? Quindi l'invito è quello di partecipare domani, ognuno che può, perché è molto, molto estremamente importante per queste persone che comunque sulla loro pelle hanno vissuto e vivono i problemi della mancanza della libertà. Vi ringrazio. C'è una cosa bellissima, non vuole essere un intervento sulla marcia. L'ho detto anche al sindaco quando sono venuto qui la prima volta. Voi tutti conoscete la marcia della pace, Firenze Assisi, Perugia Assisi. E quella marcia fu inventata da un signore che si chiamava Aldo Capitini, che era stato un grande filosofo italiano della non violenza. Grande uomo di cultura e via dicendo, si inventò lui e pochi amici la prima volta, adesso saranno passati 50 e passati, se ricordo bene, questa marcia in cui partecipavano lui e pochi amici e via dicendo. Quella marcia da una parte ha avuto la fortuna subito poi di essere conosciuta e quindi di aver avuto il consenso di un po' di gente, e dall'altra ha avuto contemporaneamente la sfortuna di essere stata presa in ostaggio dalla politica, perché la politica non ci lascia nulla qui. Quanto è bella la marcia
Perugia Assisi che parla di pace, tutti ci sentiamo più buoni, no? E che chiavola è sta pace, fondamentalmente? E allora ci vanno tutti i partiti politici, nel frattempo ci vanno tutti i partiti politici, nel frattempo è diventato un appuntamento mass mediatico di grande importanza. Se voi la vedete, ogni 50 metri ci sta un giornalista del TG Sky, del TG 24 e quant'altro e via dicendo, che intervista il sindaco di Cumbiero, intervista il segretario di partito, e tutti siamo contenti che la politica partecipa alla salvata, perché lì tutti si buscano qualcosa. Capitini è morto, ma quando Capitini l'inventò non pensava alla marcia della pace in questi termini, pensava a una cosa seria, non a un'esposizione mediatica che fa interessi solamente alla politica italiana, che è un'altra cosa. Allora, se io dovessi dire quale sogno ho, a me piacerebbe pensare ad un sogno che sulla via Francigena, che qui scriviamo, è importante la via Francigena, non perché ci sta Marco Patriarca, tre assessori e un sindaco a Campagnano. È importante perché noi qui scriviamo che è stata una marcia, è un luogo, un cammino che ha rappresentato la libertà dei popoli nel momento in cui passavano allora per andare prima a Roma e poi a chi ne aveva ancora il coraggio, le gambe per arrivare a Gerusalemme. E a me fanno ridere un po' tutti quelli che vogliono rilanciare la marcia in questi termini, in questi sensi, via dicendo, perché qui solamente in termini di business lo rilancio, perché se io ho un B&B sulla marcia, se dico perché non c'è qualcuno che arriva un po' di gente, la busco qualche cosa, pure io, ma vi racconto questo episodio, poi veramente chiudo, vi racconto questo episodio. Un mio amico inventò tanti anni fa, parlo di Andrea Marcucci, diventò sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali. Io sono uno che al di là della politica e della ricerca sono stato anche un gran camminatore, perché sono andato 3 volte a piedi a Santiago, per esempio a Roncesvalles, ho attraversato tutta la Francia a piedi sul cammino francese, del cammino di Santiago, sono andato a piedi dal Gran San Bernardo a Canterbury, sulla via Francigena a ritorno, cioè ho consumato parecchie belle scale, ma perché io ho la passione e capisco l'importanza dei cammini, perché dico sempre che sul cammino di Santiago è nato per la prima volta l'idea d'Europa, perché tutti i cittadini d'Europa vogliono il cammino di Santiago, partendo da Bologna, e allora mi chiamò il mio amico sottosegretario e mi disse, sai, ci ha chiamato Prodi, era il governo Prodi, ci ha chiamato Prodi e ci ha detto che noi ci dobbiamo dare da fare, perché dobbiamo trasformare la via Francigena che abbiamo in Italia come il cammino di Santiago in Spagna. Perché lì è una potenza economica, perché la gente spende, e il cammino di Santiago fanno 200-300 mila persone l'anno. Immaginate 200-300 mila persone che passano per qui, quale ricchezza per te sindaco sarebbe, e per il prete che sta lì che l'aspetta sull'uscio della chiesa e via dicendo. Ma lì invece ci sono veramente 200-300 mila, addirittura nell'anno che rappresenta il giubileo di Santiago, che capita ogni volta in cui San Giacomo capita di domenica, e quindi più volte c'è il giubileo, arriviamo anche a 500 mila persone. Ma perché? Perché c'è la tradizione, perché c'è un modo di fare tutto diverso. Bene, partecipo a questa riunione al Ministero dei Beni Culturali con uno che si intendeva di cammini e eccetera. Lì mi sono trovato una massa di preti, da questo, non perché ce l'abbia quei preti, ma alla fine viene su un prete e dice, io sono il vicario del vescovo di Terni. E allora la via Francigena noi la dobbiamo far passare anche per Terni. Allora vengo subito e dico, scusi padre, ma lei che cosa dice? La via Francigena fatta da Sigfrido, Sigerico, che era il vescovo che per la prima volta venne da Canterbury a Roma, da qui l'idea della via Francigena, e viene dicendo, non è mai passato per Terni. La via Francigena scavalca le Alpi, dove io sono partito all'inverso, al Gran San Bernardo,
viene giù nel Canavese, viene giù Paosta, via Vicento, va nel Piacentino, passa dall'altra parte dei, come si chiama, fa la Cisa, a Cisa scende Alto Pascio, io la conosco bene, non l'ho mai fatta perché mi rifiuto di fare il cammino in Italia, perché il video giro l'ha fatto, l'hanno fatto due miei amici che tu conosci, Maria, Simone e via dicendo, mi hanno detto mai più, fecero la mia Francigna, perché bussavano a un convento di preti, gli chiudeva la porta in faccia. Non abbiamo posti noi. Camminare l'autostrada anche da queste parti qui, mi hanno detto poco prima di arrivare a Roma, via dicendo, passare da Cassini in motorino, a fanatico, dove vai? A Santiago, il cammino di Santiago, questa roba non esiste. No? E via dicendo. E allora, a conclusione del discorso, sapete come finì? Finì tra un litigio tra me e il vicario del vescovo di Terra, dicendo, voi non avete idea di cosa potete fare, via dicendo. Perché non è che qui ognuno ti dà via Francigena dove vuole, la fa passare e voi dovete fare business, fare la da sola, non sarebbe. La conclusione è che la via Francigena oggi come oggi non raggruppo, voi mi potete dire quanta gente passa di qui, ma non passano 300.000 perché non gli abbiamo innestato la cultura della libertà, faccio questo, perché fai questo? Perché cammini per 3.000 km? Perché mi hanno chiesto a me il rettore di Canterbury, quando sono arrivato a Canterbury partendo dall'altra parte dell'Europa, mi ha dicendo, ma come hai fatto a venire qui? Perché sei venuto qui? Perché sono amante della libertà, gli ho risposto. E questa è la via della libertà, all'inverso. E allora se è un fatto culturale, tu coinvolgi i giovani, la gente, via dicendo. Con Maria abbiamo fatto anche l'esperimento, sindaco, abbiamo scritto, Maria ha scritto la lettera ai responsabili d'istituto, di tutti quegli istituti che ci avete qui intorno, delle scuole superiori, dei vari paesi, cosa per lei, paese, abbiamo ricevuto la risposta. Della maggio. Siamo disponibili e immediati a dare un giorno di festa di venerdì perché si manifestano per la Greta, ed è importante la Greta, perché noi muoviamo il mondo, cioè tutto quello che merce di consumo immediata e via dicendo, ma che non porta al ragionamento in cui siamo tutti d'accordo, no? E chi è che è contro l'ambiente? Solamente l'imbecille può dire io sono contro l'ambiente. E viene sfruttato, utilizzato e via dicendo. Portare la gente a ragionare, abbiamo detto, vogliamo incontrarci, vogliamo in modo da stare. Se lo facciamo da venerdì, ce l'hai venuto in professione con la gente. E noi abbiamo fatto il sabato pomeriggio dello sbagliato. Aspetta, venerdì. Venerdì per tutti. La sembra ma mica la i ragazzi di questo. Hai ragione, facciamo le venerdì. Però io a proposito di Francigena, sono circa una ventina di anni che noi organizziamo, sono la presidente umilmente dell'Accademia Musicale di Carpazio e sono circa 15 anni buoni che facciamo il concerto sulla via Francigena e ci sarà di nuovo quest'anno domenica prossima. Perché non far coincidere Marco è il mio vicepresidente, io lo chiamo il mio vicepresidente, perché non far coincidere per esempio questa marcia con il concerto l'anno prossimo? Splendida idea. A me pare una cosa, cioè noi facciamo sempre la domenica, la seconda domenica di ottobre. Questa marcia, se si facesse, non lo so, la domenica mattina e si finisce con il concerto, il sindaco mi ha detto che domenica avete questa marcia e arrivate al Sorbo. Se voi ce l'aveste detto prima... Sabato. È domani. Io sono un'altra... Allora, io domani ho due marce e ci sono domenica. Mi ha detto domenica. Anche domenica. Ma e perché non se ne fa più? Perché non c'è l'accordo lì. È passato Marcio. Sempre marcio. Quindi, approfittare di questa... Questa mi sembra una cosa molto buona. Noi abbiamo sempre dedicato il primo concerto che segna l'inaugurazione del Festival di Campagnano, del Festival Musica Classica di Campagnano, proprio iniziando il concerto sulla via Francigena. E dove lo fanno il concerto? Al Sorbo. Dentro la chiesa del Sorbo, che è del Parco di Veglia dove passa la via Francigena, dove tutti i pellegrini si fermano proprio lì, ci sono i padri colombiani che accettano proprio i pellegrini e poi continuano la loro strada. Quindi è un punto fermo di passaggio. Domanda, quanti pellegrini passano? Questo non glielo so dire, però credo che durante la settimana ce ne sono parecchi. Certo, settimana. Oh, in una regola.
Io ne faccio su 30.000. E noi abbiamo circa 30.000. All'anno? Sì, io. All'anno? Sì. Soste con quasi 4.000. La campagnata. E volevo dire anche cosa. A questo concerto vengono tutte le persone che sono nel circondario, diciamo, e in più persone che vengono anche a carattere internazionale, perché noi abbiamo musicisti internazionali. Buona l'idea della signora di fare la marcia in occasione del concerto. Se posso riprendere un attimo la l'idea di Fiorella. Dunque, 3 anni fa noi abbiamo presentato un progetto che è stato in parte finanziato dalla Fondazione Famosa di Roma. E questo progetto aveva un episodio pilota, diciamo. L'idea era di creare, di fare, siccome noi siamo Accademia Musicale dell'Alto Lazio, e quindi fare una serie di concerti in tutti i paesi, Utri, Petralla, Montefiascone, tutta la parte fino a Bolsena, fino a Pendente in pratica. Allora, questa è l'idea di fare un altro progetto di nostra fede, che va fatto con altri 3-2 paesi, perché la Silvia Costa si è battuta per alzare la quota italiana del Creative Europe, questo progetto del Creative Europe, che ha un sacco di soldi, e questo è l'Italia non li ha spesi questi soldi, non li spende questi soldi, perché i progetti sono complicati. Io sono andata a Pendente, c'era, quindi dico sì, però non fanno niente. Quindi ci vuole gente che sa scrivere, che deve fare. No, ogni comune deve fare la sua cosa. Sì, possiamo anche chiudere la giornata. Rinnovo l'appuntamento a tutti per domani alle ore 14. Esattamente, presso la piazza del comune, c'è un domani in fondo, andiamo tutti insieme al santuario. Mi raccomando, portate anche le mie figli, i nipoti, insomma, camminare va bene.